Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella di pan brioche con crema di nocciole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più 3 ore di lievitazione. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, farina di tipo Manitoba, uovo, tuorlo, latte, aroma di essenza di brioche o aroma d'arancia, lievito di birra, zucchero, sale, crema di nocciole e olio di semi di arachidi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero e il lievito. E lo facciamo sciogliere per 2 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina di tipo Manitoba, la farina di tipo 00, l'uovo e il tuorlo, l'olio di semi di arachidi, l'essenza di brioche e il sale. E facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola, copriamo con pellicola trasparente e riponiamolo in forno spento per almeno 2 ore. L'impasto è ben lievitato. Trasferiamolo su un piano di lavoro rivestito con carta da forno. Estendiamolo con il mattarello dando una forma di un rettangolo. Mettiamo la crema di nocciole. Livelliamola su tutta la superficie. Arrotoliamo aiutandoci con la carta da forno. Chiudiamo bene i bordi e trasferiamolo su uno stampo a ciambella. Far lievitare per un'ora in forno spento. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la ciambella dal forno. Adesso la spennelleremo con l'uovo sbattuto con un po' di latte. Spolverizziamo con la granella di zucchero. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 25-30 minuti circa. La ciambella è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Ciambella di pan brioche con crema alle nocciole. Grazie e alla prossima ricetta!